La cittadina laziale di Nemi ed il suggestivo e apprezzato tracciato dei Colli Albani hanno ospitato domenica i campionati italiani MTB, specialità cross country. L'attesa sfida conclusiva tra i big della categoria elite, su tutti il campione uscente argento olimpico Marco Aurelio Fontana, è stata funestata da un temporale tanto improvviso quanto violento che nel finale ha scaricato pioggia, vento e grandine sul percorso e sui corridori. Quasi una tromba d'aria che ha rischiato addirittura di far sospendere la corsa, condizioni al limite, tracciato accorciato di un giro, nel bosco sembra calata la notte e piani della corsa sconquassati. Fontana, che era in testa, cade e spiana la strada ai due inseguitori, nel finale l'allungo decisivo di Marco Tabacchi della Forestale, che va a conquistare il primo tricolore in carriera davanti ad Andrea Tiberi della Control Tech Navy e Marco Aurelio Fontana della Cannondale. Oggi il temporale ha detto la sua e ha cambiato tutte le carte in tavola. E sono riuscito a spuntarla, insomma. Sì, se vince il migliore bisogna prenderne atto. Lui è stato più bravo di me. E niente, complimenti a lui. Io ho avuto una giornata difficile, ho interpretato male le condizioni del terreno e basta, niente, insomma, perso così. Tra le donne elite tutto secondo pronostico, con l'altoatesina Eva Lechner che indossa la maglia tricolore per il quinto anno consecutivo. Seconda Anna Oberparleiter e terza Judith Pollinger, buon quinto posto per la bergamasca Nicoletta Bresciani. Ma comunque mi sono sentita molto bene oggi e ho fatto il mio ritmo e sì, sono contento. Altra conferma quella tra gli under 23 con Gerhard Keschbaumer, Tix Aktiv Bianchi, che fa il vuoto e si lascia alle spalle nell'ordine i tre della Forestale, Nicola Spettina, Daniele e Luca Braidot. Sì, ho fatto tanto allenamento e adesso sto molto bene. La prossima settimana c'è la Coppa del Mondo in Val d'Ova. Sì, vediamo come va, però sto bene. Altro successo altoatesino tra le donne under 23 con la brava Lisa Rebensteiner che ha anticipato Alessia Bulleri e Giulia Bastardino. Bella anche la gara degli juniores con il bravissimo Gioele Bertolini che in barba ad un circuito non proprio adattissimo alle sue caratteristiche si conferma ancora una volta il migliore, battuti Alessandro Serravalle e Michael Spoengler. Per quanto riguarda i colori orobici, quarto Federico Barri, ottavo Cristian Buffelli e decimo il primo anno Daniel Tassetti. Ancor più netto l'esplodo di Emily Colomb, che ha staccato nelle donne junior l'amica e rivale Greta Weitheiler, con le bergamasche Serena Tasca e Chiara Teocchi rispettivamente terza e quarta.